Eccoci, ultima logica sottostante gli interventi di terapia breve. Avrai visto, spero, gli altri 8 video in cui ogni secondo martedì del mese, tranne febbraio in cui il nostro Alessio era in vacanza all'ospedale, vai Alessio, vai, vai, abbiamo parlato delle 9 logiche sottostanti gli interventi di terapia breve, appunto. Che devo dire, hanno ricevuto un'attenzione che prima non mi sarei mai immaginato, se non fosse stato peraltro per gli incoraggiamenti di Michael Hoyt da un lato e dei colleghi dall'altro, probabilmente non ne avrei mai parlato. Anyway, nona logica, esprimersi ed elaborare. Che vuol dire? Studiando le tecniche di terapia breve mi sono accorto che molte di queste sembrano avere lo scopo di aiutare la persona a elaborare certi stati interiori, a farli tirare fuori, farli appunto esprimere. In realtà questo termine è volutamente vago perché può essere un'elaborazione, un'espressione verbale o artistica, oppure ancora potrebbe essere fatta con lo scopo di aiutare la persona a comprendere meglio qualcosa e a questo punto si sovrapporrebbe alla logica del creare consapevolezza. O ancora può essere fatta per contrastare la tentata soluzione disfunzionale della persona di andare a trattenere delle emozioni piuttosto che tirarle fuori. Nel bellissimo libro Cambiare il passato di Federica Cagnoni e Roberta Milanese, molto bello, lo consiglio a tutti quelli che lavorano con traumi, lutti e perdite, ci sono molte tecniche che secondo me rientrano all'interno di questa logica. Si tratta per esempio di tecniche di scrittura a cui si chiede alla persona di ripercorrere un trauma scrivendolo e riscrivendolo e riscrivendolo ancora. Oppure si chiede alla persona che è vittima della sua stessa rabbia di buttarla fuori tramite la scrittura, quindi di sfogare la sua rabbia scrivendo. Oppure nel bel libro di Barman e Garman, Theory and Practice of Brief Therapy, si parla del rivivere un lutto, magari andando a prendere delle fotografie riguardandole della persona scomparsa oppure agendolo attraverso una rappresentazione. Una volta venne da me una persona con una grave manifestazione psicosomatica che si manifestava in particolare con un'irritazione cutanea sulla sua testa. Mi raccontò che aveva avuto una vita tremenda e secondo me stava molto razionalizzando, vivendosela con distacco e non permettendosi di stare in contatto con una parte emotiva. Seguendo la logica dell'esprimere, dell'elaborare, gli chiesi di scrivere quello che sentiva, di scrivere anche questa storia, con l'idea proprio di farlo entrare in contatto senza censure con l'aspetto più emotivo di questa storia, più emotivo di quello che si stava vivendo ora e che si era vissuto nel passato. Attenzione, non era un modo di fare un'elaborazione psicodinamica, gli psicodinamici magari la leggeranno così, ma per me era invece un modo di usare una tecnica che gli permettesse di tirar fuori anziché di trattenere, di esprimere anziché di analizzare. Così gli diedi da scrivere per appunto su un foglio la sera, ogni sera, la sua vita, perché era quello poi il contenuto di cui lui mi parlava più spesso, non c'era nel presente qualcosa su cui andare a lavorare che lo disturbava, altrimenti magari gli avrei chiesto di scrivere quello. 8 sedute, lavoro fantastico, irritazione scomparsa in realtà già dopo 4-5 sedute e fine, contento così. Quindi esprimere ed elaborare. Esprimere ed elaborare significa trovare dei modi per aiutare la persona ad andare a tirar fuori anziché trattenere, andare a prendere magari una comprensione diversa degli eventi, ad andare a elaborare qualcosa che non è ancora chiaramente definito. Per come è elaborata, probabilmente è una delle logiche meno definite, però tante tecniche, tanti interventi sembrano andare proprio in questa direzione, per questo ho ricavato la logica stessa. Ok, con questo siamo all'ultimo video sulle 9 logiche, ce ne saranno ancora 2-3 dove farò un paio di raccordi, però spero che ti siano piaciute fin qui, che ti siano state di aiuto. Farò peraltro tra qualche mese anche un corso per insegnare le 9 logiche. Che dire, se hai commenti scrivili qua sotto e magari mettiamo insieme un bel processo di elaborazione.